che sono passati da 80 euro a 150, vedi un po' te. Sì, vabbè, perché stai avvicinando ad agosto, però noi andiamo ai primi di settembre, fra, costa poco. Beh, non penso costi tanto. Bella welder. Van Hoa, dove scendiamo? Dimmelo subito prima che ci siano disguidi a livello di team. C'ho una fame clamorosa. Frate, ieri sera mi sono bevuto tutto Treviso, porco due. Sembravo te, mi sono fatto 4 americani. Porco due, c'è stato un momento in cui mi hanno fatto un americano, frate, sarà stato... Il bicchiere era grande come la mia testa, frate. Naso compreso. Certo. Naso compreso. Frate, era immenso. Sì, mi hanno detto che sono tornati in meta, fra. Devo provarli. Giomario, devo provarlo. Anche Ren mi ha detto di usare il chilo. Sì, chilo, grau, sì. Mi sto divertendo una cifra usarlo. No way. Sei sì, serio? Ok, mi faccio la classe dopo. E fai gli auguri. Walter, buon compleanno. Neanche io, fra, me ne sto andando, seriamente proprio. Ho trovato questa caccia falco, ho trovato io l'arma 18.000 kg e questa è la web campionata. Dai che venerdì! Ottimo starter. Vabbè. Aspetta che invito gli altri. Allora, praticamente ieri, non so se posso dirlo in live, però. No, no, non posso. Devo stare attento. No, niente. Tyson e il Torero, dove sono? Non li vedo on, nessuno dei due. What? Tyson. No. Tyson, non so se ci vediamo. L'ho invitato. Fai una classe col chi... No, voglio fare subito. Mi avete detto Grau, ragazzi. Faccio una classe col Grau immediatamente. Grau, solito. Immediato. Sensatore monoblocco, comando. Oh, wow, amico. Alabastro. Buongiorno. Come andiamo? Si va sempre. Ti tasi, va. Botta per ai, che non ti sei altro. Ecco, a te parere. Tasi. Ciao Davide, buongiorno. Buongiorno. Mi dissocio, scusatemi, mi è scappato dal cuore. Allora, io direi facciamo un rebirth al volo, giusto perché mi voglio scaldare, e poi spingiamo con dei pazzi. Ignazio, grazie per le 100, bello mio. Invitali dal reggimento, fatto. Alessandro, grazie per le 100, bello. Sei pronto per il nuovo video di per il nuovo video di Lilo? Questo weekend lo invio. Cosa? What? Si uccide o no? Ma qua l'unica cosa che si uccide, frate, sono i sensi di colpa per tutto l'alcol che abbiamo bevuto ieri. Adesso li stiamo uccidendo i sensi di colpa, così ci distraiamo un po'. Porco due. Treviso è pericolosa, raga. Allora, 1, 2, 3. Un pasito bailante Maria. 1, 2, 3. Chi este, esploso davanti a Tyson? Este sì, bandido, sono stato io, Tyson. Este bandido. Ci sono uno che si chiama Este bandido. È tutto quello che abbiamo bevuto dopo, Ema. Vai Zuffi. Treviso è pieno di figa, raga, è da sbatterci la testa ovunque, ti giuro. Però così no. Senti il TikTok e mi devi prendere proprio. È molto bello. Lo doubt, venite da me. Un attimo, stanno bombardando lo shop. Ah, vieni qua. Io sono inutile. Ah, vabbè, vieni dall'altro lato. Vabbè, io lo faccio qua. Sì, purtroppo l'italiano è quello che è. No, mi manca il 100. Ce l'hai sopra, sopra sulla torre. Sulla cisterna. Lancio un
Io prendo il carrelletto. Ha aumentato del 35%, leggevo da un sacente nella mia chat. Era ora. Salgo sul tetto io, eh. Due da me. Fatto uno. Ma non devi chiudere sti team. Oh, mi è comparso uno davanti, l'ho ucciso, ti ma nient'altro, era la prima kill, purtroppo. Oh, guarda tutto l'arbor. È entrato quello, bello. Mi è esploso il cervello. Gabriele, grazie per la sub. Just Ren, la taglia sta venendo a prenderti. Raga, un mare di gente qua. Dimmi, vabbè. Non ci voglio credere. GG bro, GG. Allora, il party di stelle non è stato raggiunto. Qua dovete sentirvi solo a disagio. Attenzione, Tyson. Gabriele, grazie per i due. Amico, ma sei incattivito? Abbastanza. No, c'è sto tizio sul tetto italiano che non mi fa muore. Vi voglio far entrare, raga. Francesco, grazie per le 100. Stefano, come stai? Bello mio. Gioele, come sempre, è un piacere averla qui con noi. Giovanni, buongiorno. Che movement, bro. Sono freddo, frate. Fammi fare qualche game. Inspector. Dai, basta, regà, però, star qua. Quanti anni fai? Cosa vuol dire quanti anni fai? Ne faccio 29, ma a dicembre, fra. Raga, avete fatto gli auguri al Persi? Ma perché? Ma come auguri Persi? Ma non è il mio compleanno, regà, porco due. Ma siete bruciati? Auguri Persi. Ma quanti anni fai? Quanti anni faccio, fra? Quanti anni faccio di carcere, porco due? Ren. Oh. Allora, stai già mangiando la pizza? Sì. Ma porco due, ma dove cazzo... Frate, ma dov'è è la pizzeria sotto casa? 200 metri, sì. Ah, ok. Che pizza ti sei preso? Prosciutto e funghi, sì, la fanno clamorosa. A pranzo, perché c'è un pizzaiolo diverso, a cena no. Prosciutto e funghi. A cena c'è il pizzaiolo, quello che fa le pizze in 4 secondi e non riescono tutte bene. A pranzo invece sì. Vabbè, insomma, regà, ieri sera è stato divertente, perché diverse squinzie hanno mostrato interesse nei miei confronti. E io ero abbastanza alterato. E allora è partita l'ignoranza, cioè sapete quando prendo in giro tipo i miei supporter, no? Il modo in cui prendo in giro Tyson, sai tipo quando comincio a rompere il cazzo alla gente, comincio a dare fastidio, comincio a manipolare le persone, tipo, ecco. Ma ci siete? Ma mi sentite? Sto parlando da solo?
Sì, sto parlando da solo. Che bello. Porco due. Dio povero. Cioè, già sono in hangover. In più devo parlare pure da solo, raga. Cioè, così proprio veramente. Chiamo la clinica direttamente. Niente, niente, zero risposte. Vabbè, parlo con voi in chat, raga. No, perché... Ho la pizza in bocca io. No, no, vabbè, vabbè, fatto sta che... Sai quando mi metto a rompere il cazzo alla gente? Ecco, bene, perfetto. Queste venivano, erano lì attorno a noi, io rompevo il cazzo a tutte, fra. È stato divertentissimo. Cioè, un po' manipolate. Ridevano e poi si sentivano tipo, ma mi sta prendendo in giro? Poi ridevano e poi dice, ma mi sta prendendo in giro? Sì, in effetti sì, ti stavo prendendo in giro, sì. Che coglione. È stato bello, fra. È stato divertente. Sono divertente. Intanto ho il numero di telefono di tutte, ma non le chiamerò. Volevo fare una roba, volevo mandarti un disco. Mi sto ingozzando io per mangiarla. Lo sento, fra. Lo percepisco. Fondamento! Luca, grazie per il 500. Se mi mandate ancora 3 euro ho pagato pizza e coca. Chi mi manda 300 stelle? Ancora che tutti mi fanno gli auguri. Ciao Persian. Ma come? Basta. Ma vaffanculo. Ma chi è che ha detto che è il mio compleanno? Vabbè, Cocchi Europa non mi molla. Non è il mio compleanno, Amedeo. C'è questo qui che fuma fuma viola, non si capisce niente, raga. Ah? Ren. Ho finito la pizza, ci sono. Vai, vai. Ma vogliamo farlo da out o vogliamo star qua a cazzeggiare ancora un po'? Ci siamo alla seconda pizza, comunque non so dove devo prenderla. Ma porco due malaudi di sto gioco, frate. Sono appena entrato e ho fatto più di voi. Incredibile. Tac. L'audio di sto gioco, raga. Il giorno free sarà oggi, bella cara. Non fumava viola, persi il hangover. No, frate, cioè, la skin lì è una merda. Che bella quella canzone. Ma non sento nessun cecchino, senza silenziato per sparare. Arrivo fra. Sta cosa mi mette una fra, non dire così, però sono freddo da far schifo. Si muove troppo veloce sto gioco. Sì, dammi un attimo. Dai! Q
Stati. È entrato, Oh, sono due qua su. Ecco nero. Oh, porco due, fra, ma che lobby è? No, ce la puoi dire. Perché mi spari tutti ad avere? Perché sono TikToker, frate. Oh, via. Andiamo a far caldera, raga. Oggi Persian solo acqua, raga, sì, solo acqua. Perché mi ha sparato tutto? Mi ha sparato sul cadavere, porco due. Tutta la sua famiglia è inzuppata nell'acqua. Sì, pronto? Vado a farmi un drum. Allora, facciamo la storia. Sto già sbadigliando, porco due. Porca troia. Fra, chiamatemi Abdul per piacere un attimo. Sì, pronto? Devo prendere le pastiglie. Porco due! Il prezzo! Non mi devo fare il live! Stavo facendo una storia, porco due, sono rovinato. Luca, grazie per le 200! Bella Gaspa, buongiorno, sono definitivamente operativo. Mangiato, bevuto cochina, quasi tutta. Rumino post pranzo, preso le pastigliette. Ehi! Devi prendere le pastiglie che prendo io. Manda. Vabbè, che a te ormai non servono. Hai già raggiunto lo stato psicofisico dell'essere perfetto. Oh, amico, mi stai eccitando. Perché servono praticamente, ovviamente, senza allenamento, ad aiutare il corpo a trasformare prima la massa grassa in massa magra. Bene, figo. Come cazzo si chiama? Non lo so, dove strano, ce l'ho di là. Metti il disco che ti ho mandato, te l'ho mandato su WhatsApp, fra, ce l'hai WhatsApp sul PC? Sì, lo ci sbatti. Quello prima io lo valuto, perché l'ultimo che mi hai mandato non mi ha fatto impazzire, te lo dico. Cazzosi, pezzo di merda. Frate, guarda che cioè, tu hai idea di cosa vuol dire fare una vacanza? L'ultimo che ti ho mandato, fra, è un Premiere disco, Acid Kids, disco uscito l'altro giorno, esclusiva su SoundCloud. La gente lo adora quando lo metto in chat. Ragazzi, vi metto il disco che Ren dice che fa cagare. Poi mi dite se Ren ne sa qualcosa di musica. Va bene. Due dopo pranzo, due dopo aver mangiato. Due dopo pranzo, due dopo cena di pastiglie. Checco, grazie per le mille. Let's go, baby. Vamos. Dai, Amedeo, smettila. Amedeo, ma porco due, ma perché spamma così tanto sto Amedeo? Dai, Sol. Porco due. Come si chiama? Okay. Come si chiama il disco? Discone si chiama. È la mossa del paguro. Che te lo butto al culo. La big? Sì, come sempre. Okay. Qua. Vado sotto diretto. C'è un botto di gente davanti a me. Sono già giù, qua davanti a me. Altro nel corridoio, altro nel corridoio. Madonna, dillo che sei sessualmente attratto da me. Li abbiamo sotto. Ma
Fabio, figo Fabio, hai ucciso, dai. Non c'è mira assistita. Morto, okay. morto. Adesso sei nel gruppo. Qualcuno sotto? Qua, qua, qua. Oh, per piacere, Amedeo, ma perché stai cosa stai facendo, fra? Cos'hai, fratello? Cos'hai? Si può sapere? Che succede, bro? Che sei tutto così dopato oggi, che scrivi così a manetta? Che hai fatto, fra? Ma è Ren che sta dicendo robe su di me, eh? Oh, Ren, ma sei tu che mi mandi gente che rompe il cazzo? No, perché? Dai, smettila di farlo stupido. Oh, te lo giuro, sì. Frate, c'è gente che mi entra in chat e mi scrive culo, 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 manetta. Dai, sono solo le cazzate che fai tu, questo. Oh, va bene. vabbè. Peccatore anche quando non pecca. La gente all'orgia. Sono trappolati quegli infatti. Tu all'orgi. Arrivo. No. Credo, chi gli ha dato questo colpo? No, sopra il letto proprio. Se mi dici per l'arma micidiale. Avete piastre? Abbiamo campionato dentro casa, è l'ovvio. Fatto. Torniamo su? Visto che ci siamo, facciamo sta bandiera, oh! C'è gente, eh? Oh! Sotto. Chi è? Non griffato quello, eh? C'è gente, raga? Sì, proprio sotto di noi alla piattaforma. Arrivo. Ce n'è uno là, è uno shot qua, eh? Salgono da sopra, cioè non è. Ci salgono da sopra. Cazzo. Non morirò male. Sotto per la galleria. Andiamo, torniamo su. Abbiamo 40 secondi per fare la bandiera. C'ho il pallone portatile, eh? Vai, lo tienilo, ce l'abbiamo già qua. Davide, grazie per i 2 mesi, fratello. Torre, vai subito sulla bandiera, arrivo subito. Siete stati voi, eh? Come si chiamavano gli infami che venivano a scrivere in culo? Scusa, dovevamo shoppare qualcosa? Non ho soldi io, raga, mi dispiace. Abbiamo 15.000. Più di un pin, più di un drink, più della mia patata. Oh. Ma adesso fai un nuovo, dai. No, chi è che c'ha soldi? Ren. C'è solo 3.000. Ma Ren sta fightando. Sta arrivando, raga. Soldi perché ho già combo.
fare il contratto, eh. Oh, ne ho uno qua sotto. Mi hanno disintegrato, raga. Fatto questo qua da me. Oh, fra, ma sono potentissimi questi. È un altro per Gastren, stai dicendo? Wow. Ma sono potentissimi, frate. A terra uno con bombarda. Era fatti 4 di qua. Tetto, bro. Eccolo sotto. Metti, no, non ho le sigle, aiuto! Erra. Bravo. Bravo. Per un altro a destra. Sopra sul tetto, sopra sul tetto, sopra sul tetto. Bellissimo. Erra sul tetto. Un altro. Tira il balun, tira il balun. Di tempo ci metto. NZ. No, merda, dall'altra parte. Beh. Dall'altra parte, sopra. Bebe killer. Oh, ma questo è uscita, bebe killer, madonna. Bebe, dai, bebe. Bebe. Di quelli che stanno uscendo le... lasciaci stare, proprio vuoi rendere utile qualcosa, renderti utile la tua vita, dagli un senso. Dio, sono tornati dalle vacanze. Era da un po' che non rompevano il cazzo. Ora sono tornati. Era da solo. Era da solo. C'era solo lui in game. Penso. Me ne vado, va. Perché? Ma perché? Cioè, che c'hai, bro? Come faccio ad arrivare da Ren se ho la stella con i 2 anni di follow? Chiedi a fondamento da dove arrivo. Che delusione. No, ma non ti sto prendendo parole, fratello. È che mi hai, cioè, hai spammato. Non ti ho mai visto spammare così in chat. Me lo ricordo il tuo nome. Cioè, stai bello dopato oggi. Che c'hai? Persi, stai meglio con le magliette di taglia giusta invece che con le oversize. Questa non è giusta, fra. Questa qua è un XL. Fra, cosa ti dice? È un XL. È che ci ho fatto risvoltino, fra. Sennò sarebbe fino a qua la manica. Un risvoltino? Un risvoltino. Che fai con la vita? Ammazzo. Ma si può sapere cos'è sta bomba? Cos'è? Ci sono delle bombe che continuano a cadere, cosa sta succedendo? È l'aereo che passa e le butta. Dai, non mi può uccidere questo, ragazzi, livello 51. Base. Ma perché mi fate sti account smart? Io cristiano. È su Instagram comunque, Marco, a parte gli scherzi, qui chiudo. Come si fa?
accanto smart, raga, quello lì, 51 senza prestigio, cioè, 1000 di danno, una kill, porco demonio. Lobby com'è? Che bello ricevere le risposte del prossimo. Solo in due, solo in due, solo in due, solo in due. Mi spara pure sul cadavere, principiante. Vabbè, erano due spari in amicizia, neanche te come la prendi sul personale. Non riesco a regalare abbonamenti. Fondamento mio signore, ando cazzo stai. Perché non riesci a regalare abbonamenti? Una volta che sei abbonata puoi farlo. Solo gli abbonati possono regalare abbonamenti. Perse in DRM di smettere di giocare a Rebirth e di darsi più a Caldera. Ma guarda, lui in realtà su Caldera è fortissimo. È che quando giochiamo in due serie facciamo i buchi, lui lo sa, dai, però non succede spesso. Non succede spesso. Vinci questo scontro e tornerai al fronte. Mi sei buttato uno qua? Ce ne sta un altro. Vabbè raga, io c'ho 27, no, lui 47 di ping. Un altro team, eh. Anch'io, France, anch'io tantissimo. Però sono con gli amici, fra, non è che... Scivolata troppo lunga. Porco due. Sei morto. Ma quanto mi hanno cagato il cazzo questi porco. Sparano bene. Se ne va. I believe I can fly. I have a good look, cosa. I believe I can touch the sky. E prova a fare un numero così. Non ci riesci mai. Camminare sui fili è una cosa da ren. Ecco. Aia! Dai, figa. Ti ha inseguito. Dai, figa. La mia vita è una menzogna, però. È tutto un bluff, cazzo. Sì, un bluff, ma di quelli proprio bluff. Bluff, bluff. Ah, non si può più mandare la richiesta di seguaci. Non posso più... Anche intonato, hai visto? No, ma sa fare tante cose nella vita, Ren. Sa fare un sacco di cose, raga. Un sacco. Una delle cose più assurde che sa fare è spostare i frigoriferi, perché l'ha fatto veramente per tanti anni. 7 anni, raga. È molto bravo a spostare i frigoriferi. Infatti, quando verrà a trovarmi, la prima cosa che gli farò fare è spostare i frigoriferi. Sì, sì. Frigo, io so montare tutto, ragazzi, lavatrici, lavastoviglie, incasso, frigo, incasso, non incasso, televisori, a muro, non a muro, qualsiasi cosa, sono un tutto fare, però giustamente qua a casa mia ho fatto fare tutto a mio padre, perché è giusto sfruttarlo un po', mi hai cacciato di casa, ma su cazzi tuoi. Cioè comunque mamma mi manda solo video di fighe imperiali. Chi? Mamma, fra. Mamma? Mamba, Matt, lo chiamo ancora Mamba, io scusa. Pensavo tua madre, ho detto, è la Madonna. Mia madre che mi manda le video di... No, fra, no. Cazzo. Resacchina, portami via. Dici, tanto è pieno di gente strana, dici. Ti manda qualche figa in topless, seduta sui tappeti persiani, cazzo ne so. Ma ascolta, ma 2001 è tanto piccola? Ma 2001, quanti anni ha? Ho perso un po' il conto. Siamo nel 2022. No, 21. 21. 21, mamma mia, fosse per me farebbe 16 anni. No, vabbè, 21 è consenziente. Oh, buongiorno, qualche stupido. A 21, allora se c'ha 16 anni basta che prendi il telefono, gli fai un video, gli chiedi, sei consenziente? Sì, e poi la maltratti tutta la sera, hai capito? È entrato fondamento in chat, ha scritto, buongiorno, qualche stupido umano mi ha evocato?
Qualcuno metta un bel mi piace a questo commento, vi prego. Ciao Salvio. Stavo dicendo, Salvio, ma secondo te 21 è piccola? Certo che sei sub, ragioniere. Se è vero ma giusto, raga, porco due. Oh! Payback! Non mi ha fatto fare così. Raga, c'è con il naso tappato. Carne fresca. 21 è piccola per gli asini. Ah, per gli asini. Chissà cosa vedrò ora. Ma niente di bello, Ale. Sono in hangover pesante. Quindi, per piacere, ragazzi, salutate tutti. Alessandro, la motosega, il profeta. Grazie, arrivederci. È la madonna, figa. Presentazione, manca i giocatori di San Siro quando entrano in campo. Esattamente. Tu devi sapere che i giocatori di San Siro, quando entrano a San Siro, prima chiedono permesso a lui, fra. Scusa, Ale, Censo, possiamo entrare? Certo, Gary, andate. Vabbè, pure. Se non fai gol, ti spezzo le dita. Quando la teta la spotta, la figa l'è pronta. Non fare così che sennò comincia a insultarti, frate, che... Questi sono detti mezzi bergamaschi. Quando la teta la spunta, la figa l'è pronta. Bello, eh? Bello, bello, fame. Poesia, poesia. Poesia, perché voglia di teta, ragazzi. Capezzoli. Dove andiamo? Ok. Prinzasso! Sa cosa vedrò ora, ma ti rendi conto? Cioè, io posso avere un amico che entra in chat e mi scrive una roba del genere. Oddio, agente. Oh, ma rompi sti vetri, porco qua. Io sono andato già verso Casoni, eh. Ho due belle armi. Non ho armi. No, si sparano. Qua a sinistra mia si sparano. La casone dove c'è il rifornimento, regà, sto andando io. Due team no, sono. Okay. Basta! Qua da me ci sono armi, to. Ma che team ho beccato, ragazzi. Frate, ma questi... Hello? Prendete quel camion? Sì, capitano. Devo prendere anche il compagno, posso lasciarli qua. Oh, no, voglio prendere. Dobbiamo andare verso ville, fra, verso ville. Non lo so, a me sta simpatico il torero, Tyson non troppo. Ciao, ciao. Vamonos, vamonos! Mariconi, con de puto, te mato. Vamonos! Oh, sorgente, siete mangi! Stato. Vedete, mangiatele tutti, questo è il mio corpo. Aspetta, sono di più. Io prendo il carro, ragazzi. Vai, Ville, Ville, andiamo a chiudere sto contratto al volo. Dai, 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 dai. Ce ne porta, porco demonio. Quando la teta la sponta, la figa l'è pronta. Dai, dai, non ti incastrare, che arriviamo giusti.
Come in cazzo, figa. Faster Renios. Tan 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 tan. Cosa non si farebbe per gli amici, mio Nicolo? Lei è veramente la persona più stupida che non mi ha conosciuto. Quanto va B? Vai, vai. Pieno di gente qua al bombolone. Pieno. Che perra lanciata lì te. Non ha neanche chiesto il permesso, incredibile Eric. Personalità. Sotto di me ce n'è uno. Ci sono, un attimo, dammi solo due secondi. A me me lo pinga sopra, quindi al piano sopra. Blu, metti. Easy. Uno a terra. Dei due che sono arrivati. L'ho perso, ragazzi. Fratello. No, figlio di puttana, no. Perché... C'è gente sotto? Mi tiri il bombi. Chi è che ha tirato sul bombi quando eravamo dentro casa? Io. Ok, vieni qua. Lo vuoi? No, qua sotto di me. Sì. Ok, lanciato. Uno sotto di me, uno a destra. Craccato. Uno in arrivo da Langarone, Cracked, madonna, oh, c'ha le palle questo, raga. Uno sul tetto. No, fuori, esterno, a destra. Craccato. Là. No, qua. Cazzo. Non sta sull'altro, due tetti erano. Ma come fanno ad avere tutti l'autoress? L'hanno comprato, fra. One shot, il payback, quello della preload. Sì. Mamma mia, mezzo di vita, manco. Ancora qua, eh. Non li vedo. Uno qua anche, lui è ce l'ho, lui. ce l'ho. No, m'ha pingato. Ti ha fatto male? Oh. Sto laggando. Anch'io. 45, regà. Ma loro non hanno perdito dati? Eh beh, certo. Ma dove stanno? Sul tetto? Sono fermo io, regà, sono fermo. Certo. Loro non hanno perdito dati. No, secondo me come ha fatto a scivolare così lungo? C'aveva la corsa forse. Il gulag? Sì, ma dai, ma c'avevo la kill davanti! Davanti a me era! Che coglioni sti lag qua! Lanciano mostre cose.
Vabbè, ma mi ha mandato una roba che è illegale, vecchio. Ah, oggi ci sono tutto il giorno, raga. Farò una pausa tra un'oretta. Anzi no, verso le 4 tipo. Io le ho perso. Ma fammi di Nicolo, cioè Giovanni, hai fatto a deflagrare l'autotune. Come la fai? Andiamo a prendere il tubo? Sì, sono l'autotune. Oh, non lo prendo io. Cosa? Tra shop e bandiera, tra bandiera. Sta pushando, sta pushando. Togli via quel ping. Bello! Che cazzo faccio più? Sto cretino. Bravo che. Da due tuo amico di prima. Pure sempre quello della sua grazia. Giuro che l'inizio era invisibile, guarda. Esatto. No way. L'uomo più silenzioso del mondo. Cosa ne pensi del KG M40? Non è per niente male, sai? No, ma adesso, ieri stavo usando l'Amax, raga. Tante soddisfazioni. Uno mi ha scritto, quanti soldi fai al mese? Che cazzo. Dire da dove cazzo mi stanno. In Romania se non hai dipendenti paghi l'1%. Firmerai subito. Baby killa. Attenzione, c'è il figlio di Bebe. Educato, per quanto riguarda il guadagno le persone sono invidiose. Tu fai ciò che ami e ci guadagni. Allora raga, io però...
essendo un esperto estremo di questa mappa, proprio fondatore di Ren Birth, vi dico che bisogna andare su control, fare loadout e poi si va a prendere prison. Va bene. In Albania fino a 70.000 euro, zero tasse. Zero tasse no, ok. Qua 65.000 e da quel che ho capito vogliono anche alzarlo, in teoria, il tetto anche del forfettario. Ora. Però paghi comunque il 9-10%, l'8%, non mi ricordo. La stoccata è quando li superi. Cioè, se io l'anno dopo li supero, porco demonio, pago quanto? Il 40... No, io faccio fatica a prendere la macchina per andare a Milano perché tutte le volte che la parcheggio prendo la multa perché la parcheggio lontano dalle altre in posti completamente illegali perché non voglio che mi picchino la macchina. Esatto. Quindi se tutte le volte devi mettere l'area dove vuoi andare che devi fare col Perepass e pagare di più, 28 euro di multa soliti, 28,90 per la precisione o 29,80, non mi ricordo, perché la parcheggio in un posto illegale, cioè... L'ultima volta che sono andato alla cena di Alve, porco due, l'ho messa sul marciapiede. Sul marciapiede, praticamente. In una curva. Cioè, proprio... Eccolo, lo sento. Cosa? La presenza? No, sento il car, la pom. Adesso arriva anche il mio, fra, tranquillo. Lei lo sa come farmi contento quando fa quel movimento, quello lento. Porco due, in Sicilia ti porto da qualche mia amica, ti faccio liberare il Kraken, fra. Ma il problema del Kraken è che poi ce ne vogliono altre quattro accanto perché c'ha tutti i tentacoli e va un po' dove vuole. Cioè, immagini. Cioè, se per sbaglio apri la porta mentre sto chiamando con una, è un attimo. Ti tira dentro, Dio cazzo. Ti tira dentro, porco Dio. Ah, oh, Gesù. Sì, volevo persi è trascinato nel corridoio per una gamba che si appenda alle porte. No! Andiamo a control. Già vedo che se stai superando la soglia inizi a dire ragazzi non donate, vi prego, non regalate stanza, raga. Non arriveremo a quel momento lì, vuol dire che stiamo uscendo dal forfettario. Allora, sfatiamo questo mito, forfettario o meno, è meglio fare il dipendente in Italia. Para, mi dissocio. Sì. Io ogni tanto l'ho pensato, Io ogni tanto l'ho pensato. Basta, già giù. Lotti. Già giù, ti giuro, già giù. Intanto vedi, c'aveva ragione. Raga, ma porco due, ma io ci vivo su sta mappa. Se tu vai su prison e guardi l'angolo, c'è la una tendina e c'è dentro la Trudy e tutta la mia famiglia. Oh! Sta pieno di gente, raga, pieno. No, raga, non ci capisco un cazzo. C'ho tracciante. Aiutatemi. A terra? Uno mi ha seguito, l'ho messo a terra, uno dentro. Ed è stato. Ah, ma tu sei tu, sbaglio qua! Madonna, fra, stai calmo! No! Sono morto. Diretta lunga. No, fino alle 2.40. Devo andare da perso. Occhio sulla torre. Fatto. Perché stamattina l'ho fatto balzare malamente. Gente da me, tu? One shot. Dovrò mettere il colpo in canna, su tutte e due one shot qua sopra, ma one shot veri, eh. Ecco, una addirittura l'avevo messo prima, come ne sono accorto. No,
mio Dio! Se non mi vieni a arrestare, Tyson, sei un lumacotto di merda. Ma dove cazzo? Là in mezzo devo restare. No, non ti preoccupare, mo faccio il giro della circonvallazione. Ah, se sto stonato, non la smetti di darmi fastidio, ti giuro. Mica puoi farla anche un passetto verso di me, Tyson. C'è gente alla caduta a fianco. Sì, ma li faccio tutti adesso. Bravo. Mi sembra scorretto da parte tua. Mi sembra scorretto. Io ho sparato una frappa in fronte, porco demonio. Che ci impiega tre partite a togliersi il proiettile. Vabbè, c'è una piastra. Ma le mie armi? Ci stanno, sono qua. Grazie, bro. Niente. Fare UAV? Come lo fai sto UAV? Ragazzi, pieno di gente sul tetto, eh. Io sto prendendo il loadi, dammi un attimo. Sparano pure bene, sono fottuto. Sono fottuto. Dai, io veramente ho visto questo saltellare e pensavo fosse un bot. Abita 500 metri da me, Alve, grande. Alve? Stanno guardando il lobby. Sta sulla galleria. Fatto quello in galleria. C'è gente qua nei paraggi, È talmente un uomo di merda che non dice neanche grazie. Eccomi. No, sì, perché sto facendo tutta la roba lì della grigliata, porco. Due alla fine sono 30 cristiani. Quando? Che non so neanche. Domani. Ah, questo weekend è vero. Sul tetto? Io ci ho comprato la gente. Pieno sul tetto, raga, pieno. A terra? Uno a terra. No. Figlio della merda. Ne arriva uno anche da sotto, devi stare attento. Arriva adesso. Uno a terra sotto. Uno a terra? No. Bro, un'altra squadra è qui. No way! Madonna, ma è tutti a guardare il load di Sirius? Sei l'ultimo! No. Raga, io vado a mangiare e torno dopo. Ok. Vado a mangiare che c'ho strafame. Ci becchiamo dopo. Ciao. A dopo. Ciao. Ragazzuoli, io stacco per pranzare, devo fare anche un paio di telefonate, ci sentiamo dopo, va bene? Allora io alle mangio, torno, facciamo fino alle 2, fino alle 4, alle 4 una call. Finita la call, torno, giochiamo fino alle 6 e mezza. Facciamo colpi di 2 ore. Vado in palestra, torno. Una volta finita la palestra, ho cenato. Facciamo sessione lunga, ok? Se ci sentiamo bene, potremmo fare anche una bella notturna in singolo. Ok? Ci sentiamo dopo. Dipende un po' da voi, se volete spingere un po' a cazzo. Ci sentiamo dopo, ragazzi. Ciao belli.